Siamo con Mr. Spanu, l'allenatore del Real Ciampino. Allora, una gara che sembrava dovesse finire con un punteggio pesante fino all'ultimo, poi i due gol hanno riacceso il discorso qualificazione. Sì, per adesso sì, sono stati due gol adesso nel finale importantissimi che ci danno comunque la speranza di giocarcela per andare poi a queste finali, quindi noi non molliamo fino alla fine, anzi adesso avremo penso il doppio della determinazione nella partita di ritorno. È chiaro che è comunque una partita difficile perché sono una grande squadra, hanno degli elementi, ottimi elementi, quindi dovremo stare comunque attenti, perché io faccio veramente i complimenti allo United, è una squadra di categoria superiore, però noi siamo una squadra che non molla fino all'ultimo secondo, quindi sarà una bella partita credo anche al ritorno. Ecco, quanto conta per il Real Ciampino questa Coppa Lazio? Per noi, se lo posso dire, è un sogno arrivare alle finali a Latina, perché comunque sarebbe un premio a tutto il lavoro, la fatica che abbiamo fatto poi in questa stagione, quindi è sempre, arrivare alle finali è sempre comunque bello, no? E quindi per noi è un sogno. Siamo con Mister Serpietri. Allora, gara che sembrava dovesse finire con 4 gol di vantaggio, poi 2 gol alla fine hanno rovinato tutto. Questo innanzitutto buonasera. Sì, questo è lo sport, cioè questo tipo di sport qua è quello che piace a me, nel senso che la partita non è mai finita fino a che l'arbitro fischia. Abbiamo preso sì 2 gol, l'ultimo peccato, perché comunque la partita l'avevamo indirizzata come volevamo noi, e vabbè, comunque cioè, comunque andremo giù a giocarsela lo stesso, alla stessa maniera, quindi 2 gol, 4 gol, non ci cambia niente. Ecco, appunto, United che va a giocarsela con comunque 2 gol di vantaggio. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Mister Spanu: quanto conta vincere questa partita, qualificarsi alle finali della Coppa Lazio? Vabbè, credo che sia un traguardo importante, comunque le migliori 4 di tutto il Lazio che vanno a giocarsi la Coppa, quindi credo che sia un traguardo importantissimo, che comunque premia tutto il lavoro svolto durante l'anno, quindi credo che sia molto importante.